per andare in onda, grazie, prendiamo posizione. Accomodiamoci, grazie. Sta arrivando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini. Si stanno raggiungendo dopo aver fatto visita all'Istituto e l'entusiasmo di questi ragazzi, questo applauso, li accoglie, dà loro il benvenuto. E adesso ascoltiamo il nostro inno nazionale, eseguito dall'Orchestra dei Conservatori d'Italia e dal coro formato dagli allievi delle scuole militari Nunziatella di Napoli, Pietro Teulier di Milano, dagli allievi della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia e dalla Scuola Militare Aeronautica Giulio II di Firenze. Insieme a loro il coro del 48esimo circolo didattico Madre Claudia Russo di Napoli. 2.000 studenti in festa all'Istituto San Nino Petriccione di Ponticelli, periferia est di Napoli, dove stamattina il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha inaugurato l'anno scolastico. È il cortile della scuola dedicata a Davide San Nino che oggi inaugura con noi l'anno scolastico, che ci dà il saluto, il caloroso saluto, e ci fa scandire, signor Presidente, un benvenuto veramente di cuore. Il nome di Davide, che è uno di voi ragazzi, ucciso a 19 anni per aver sfidato la violenza di un rapinatore, ci ricorda che l'Italia ha un credito aperto verso il suo futuro, verso chi nella scuola ha imparato la dignità, forse la più importante dignità, del non piegarsi. Prima della cerimonia, Mattarella ha visitato i laboratori della scuola ed ha incontrato anche ragazze di Nisida, per poi prendere parte alla manifestazione trasmessa in diretta a Rai 1 con ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport ed una presenza particolarmente significativa dello sport paralimpico. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha accolto il presidente manifestando apprezzamento per la scelta di inaugurare l'anno scolastico a Ponticelli, un segnale forte all'Italia, a Napoli al mezzogiorno, in uno dei luoghi definiti di periferia, ma desiderosi di riscatto per la città e per il sud, e chiedendogli di raccontare Napoli per come ha avuto modo di vederla ad agosto e adesso, con un'attenzione dovuta per una città così importante.